questo programma è offerto da Tecnocampus. Lunedì 4 marzo, buongiorno da Teleprima, benvenute anche oggi a questa rassegna stampa che come ogni giorno è offerta da Tecnocampus. Anche questa mattina tanti fatti in primo piano, considerando soprattutto l'elezione del segretario del PD che ormai trionfa su tutte le prime pagine dei quotidiani, visto che ieri un po' ovunque ci sono state tanti elettori pronti veramente a scegliere il proprio segretario. Ma insomma, andiamo a vedere quali sono i fatti in primo piano e lo facciamo con le testate nazionali. Partiamo questa mattina con il quotidiano di Via Solferino, il Corriere della Sera, e vediamo che proprio l'apertura è sulle primarie PD, la vittoria di Zingaretti, il neo segretario, verso il 70% dei voti, e dice: sarò leader, non capo, no alla cultura dell'odio. E ancora vediamo che Gentiloni sarà candidato alla presidenza del partito, code ai gazebo per 1.800.000 in fila, e si chiude così, in questo modo, dice appunto il Corriere della Sera, quella che è stata l'era Renzi. E ancora vediamo: sarò leader, non capo. Nicola Zingaretti, infatti, è il nuovo segretario del PD, esce vincitore dalle primarie battuti Martina e Giachetti. E ancora vediamo nell'editoriale di Aldo Cazzullo: il principale partito di opposizione è uscito dal limbo in cui si era rinchiuso da oltre 2 anni, dal 4 dicembre 2016, ed è una buona notizia non tanto per il partito quanto per il paese e tutto sommato anche per il governo, perché in democrazia c'è bisogno di un'opposizione. Questo è il dato più significativo di una domenica che non giustifica certo grandi entusiasmi. Al momento la maggioranza degli italiani non guarda al PD, guarda a Salvini, e le classi popolari che hanno abbandonato la sinistra per i 5 Stelle non mostrano segni di voler tornare indietro, semmai tendono a spostarsi a destra. Eppure questo 3 marzo consegna, se non altro, un elemento di chiarezza. Insomma, questa è la prima verità che emerge da queste primarie, ossia l'esigenza di avere un partito che si trovi all'opposizione, sintomo questo appunto di quella che è una vera e propria democrazia. Laddove non c'è la possibilità di parlare, laddove non c'è la possibilità di scegliere, ovviamente la democrazia è qualcosa di infingardo e soprattutto di inesistente. E ancora vediamo un'altra notizia di cronaca che troviamo sia su questa pagina che su molte altre: arrestato uno straniero con precedenti per droga per aver cagionato un incidente e aver ucciso una coppia di sposi. Nell'auto si salvano solo i figli. Madre e padre infatti sono morti, 2 figli di 8 e 10 anni non sono in gravi, sono in gravi condizioni all'ospedale, non sanno ancora di aver perso i genitori. La tragedia a Porto Recanati l'altra notte è un marocchino ubriaco al volante, fuggiva da un primo incidente e ha travolto l'auto della famiglia. Insomma, questa vicenda ci lascia tutti atterriti e soprattutto sconvolti, perché rappresenta un qualcosa di nefasto per l'intera esistenza. Ovviamente si guida senza considerare la pericolosità di un gesto simile, ossia guidare senza avere dei parametri e soprattutto essere già in difficoltà e aver già superato un incidente senza essersene preso cura. Insomma, questa è la realtà che ci troviamo questa mattina, una tragedia immane, ma continuiamo a vedere quali sono le altre notizie in primo piano sui quotidiani nazionali e ci spostiamo sulla Verità. E vediamo che nella prima parte di questo quotidiano si parla della cooperazione che spende 1 miliardo tra hotel a Betlemme e lupini del Perù. Sono questi gli sprechi dell'Agenzia allo sviluppo. Il personale dell'AIES costa infatti 57 milioni. In 2 anni stanziati 290.000 euro a sostegno della filiera dei legumi nella cordigliera, a 720.000 euro per il summit sulla diaspora con l'amico della Chiesa
Challenge e la figlia di Padoan. E ancora vediamo nell'editoriale: per il Movimento 5 Stelle la famiglia normale è rappresentata come uno scandalo. Questo è il patrocinio conteso, quello che racconta Maurizio Del Pietro. Anche su questo caso bisognerebbe andare a verificare effettivamente il senso di una famiglia che sempre più si è smarrita nel tempo. Oggi ci troviamo sempre di fronte a realtà che nascono e poi muoiono. Insomma, proprio il valore intrinseco della famiglia sembra davvero essersi perso. E ancora vediamo a Genova: alla fine paga tutto autostrada. Il ministro Toninelli: demolizione e sostegno degli sfollati a carico di Benetton hanno già versato. E infine vediamo per le interviste del lunedì Erika Stefani: l'autonomia non toglie soldi, impone al Sud più responsabilità, dice. E dall'altro canto vediamo Roberto D'Agostino e dice: che fine farà Forza Italia? Il Cavaliere la affiderà all'editore Cairo. E ancora continuiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani. Ci spostiamo adesso su una nuova testata nazionale, che è Il Fatto Quotidiano. Andiamo proprio a vedere come annuncia questa mattina le notizie di Grido, chiamiamole così. E vediamo nella parte alta: sì Di Leo al reddito, però finanziamolo con la patrimoniale. Arturo Scotto al Fatto: votiamo la misura dei 5 Stelle, dice. I migranti, la mappa dello scaricabarile tra i paesi europei. L'inchiesta di Mediapart sulla non accoglienza, anche questo è un elemento che sempre più troviamo non solo nelle pagine dei quotidiani nazionali cartacei, ma anche ovunque online, visto che davvero sembra uno scaricabarile senza fine e senza misura proprio di questi immigrati che si trovano a dover affrontare i cosiddetti viaggi della speranza e trovarsi poi impelagati in situazioni sempre più grandi di loro. E ancora vediamo nella parte centrale della pagina, proprio anche questo quotidiano apre sulle primarie, si rivede il Popolo PD e Zingaretti cancella i renziani, gazebo affollati in tutta Italia per scegliere il nuovo segretario Dem. Ed ancora nella parte centrale della pagina la storia è per il clima impazzito, Venezia addio, pensate un po', tra 80 anni mezza Italia sarà addirittura sommersa. E questo è il quadro che fotografa l'Enea, in un futuro davvero da brivido per il nostro paese. Nel 2100 il livello del mare salirà di un metro e viene raccontato appunto quali sono le zone che spariranno. Intanto in Europa sono gli adolescenti a guidare la protesta per l'ambiente. Sembra davvero che si sia mosso qualcosa in Italia e che presumibilmente molti giovani siano pronti a scendere in campo per rispettare e far rispettare l'ambiente, cosa che fino a poco tempo fa non si sarebbe assolutamente vista, quasi come se i giovani costituissero una realtà a sé stante. Ma continuiamo a vedere adesso le notizie in primo piano, ci spostiamo sul quotidiano Libero e vediamo che parla di telecrazia rossa, il PD muore ma occupa la RAI, il Popolo Dem in coda per eleggere il segretario Zingaretti, l'uomo che porterà il partito indietro di 20 anni, dice appunto Libero. Nel paese sono minoranza, però in TV gli eredi di Renzi la fanno ancora da padroni. E ancora continuiamo a vedere le altre notizie, vediamo proprio nel centro della pagina, eccoli qua, Fazio, Lecca, Macron, gli italiani pagano l'imbarazzante spot all'uomo che ci odia. E il miracolo di Benetton, resuscita a 84 anni, grandi imprenditori che sono a quanto pare proprio pieni di risorse, mostrano un'Italia intraprendente. Striscia ama Feltri, con lui tutto risolto. Ezio Grecio infatti interviene a gamba tesa sulla polemica con il direttore. Ed ancora vediamo nella parte più bassa della pagina, gli odiatori di Salvini, rassegnatevi, la Lega è destinata a durare tanto. Ovviamente in questa impasse che è rappresentata dalla politica ci sono situazioni che sono sempre più accattivanti, ma soprattutto più deleterie per il nostro paese, e soprattutto l'incapacità di riuscire a vedere un futuro per questa nostra nazione sempre più in bilico. Ancora andiamo a vedere il giornale cosa ci racconta, lo vediamo proprio nella prima pagina di questa testata, il PD a Zingaretti, tornano i dinosauri, vittoria scontata, così l'apparato archivi all'era Renzi e alle primarie 1,7 milioni di votanti. E ancora nella parte centrale, grillini dalle mani bucate, Pesopoli 5 Stelle, titola infatti proprio questo quotidiano oggi, dalla benzina della Lezzi al telefono della taverna. Parte così il reddito, via libera ai truffatori. E intanto Berlusconi, il Cavaliere, va in Basilicata e il governo cadrà, anche se Salvini non vuole, questo è l'annuncio che dà. Però ovviamente tutto è in una trasformazione sempre più accelerata, sempre più evidente, e soprattutto chi parla a destra, chi parla a sinistra, alla
alla fine bisogna vedere i risultati concreti. E ancora vediamo che cosa accade al presidente francese, intervistato da Fazio: Macron fa pace con l'Italia, ma la TAV va completata. E infatti è questo che appare proprio da questo canale della RAI, un'intervista al presidente che tanto adora, tra virgolette, l'Italia. Ed infine corteo sfilata, moda viranti nella Milano chic, è quella che viene definita proprio da questa testata, accoglienza da salotto. E ancora vediamo nella parte bassa della pagina due notizie: la prima, quella di cronaca di cui abbiamo già parlato, marocchino distrugge una famiglia, l'incidente a Porto Recanati, genitori morti e figli feriti. Ed ancora magistratura democratica che finisce ancora una volta nel mirino, Travaglio scopre i PM politicizzati. Insomma, queste sono le vicende in primo piano in questa giornata che continueremo ad esplorare subito dopo un breve lasso di pubblicità, quindi non andate via, io adesso vi lascio giusto un minutino. When I finally got sober, I'm 10 years old, motherfucker, there was something to do. I'm living out in L.A. I drive a sports car just to prove that I'm a real big baller, cause I made $1 million and I spent it on girls and shit. You don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never knowing who to trust like this. Stuck up on the stage singing. Yeah, I know I sang songs, I sang songs. Oh, I know I sang songs, I sang songs. Just to see that, ooh, Eddie blew a shot. Get along with old times, cause my name's a reminder of a pop song people forgot. And I can't keep it down, no, cause as soon as the sun comes up, I cut them all loose and work's my excuse. But the truth is I can't open up. You don't wanna be high like me, never really know. All'incrocio tra Caserta e il futuro è nato Tecnocampus. Un centro direzionale moderno, frutto di un ambizioso progetto di riqualificazione industriale che ha messo la qualità del lavoro al primo posto. Tecnocampus, il nuovo centro direzionale di Caserta, è collegato direttamente all'A30 Caserta Salerno e dista pochi minuti dal centro di Caserta. Tecnocampus SRL, Viale Lincoln, zona industriale, ex Saint-Gobain Caserta. Tecnocampus, la soluzione al centro. E ancora una volta pronti in studio per andare a vedere quali sono le altre notizie sulle altre testate nazionali, dei fatti più importanti, e vediamo che anche Repubblica apre sulle primarie del PD e infatti titola proprio così: ritrova la sua gente, Zingaretti è il nuovo leader. Alle primarie 1,8 milioni di elettori, il segretario convincerò i delusi, e vediamo quali sono le percentuali: Nicola Zingaretti 69%, Maurizio Martina 19%, Roberto Giachetti 12%, due popoli, un tesoro da non sprecare, questo che viene raccontato questa mattina nell'editoriale di Repubblica. Insomma, vediamo che c'è stata una vera e propria vincita di Nicola Zingaretti, davvero un surplus rispetto ai suoi partner. E ancora continuiamo nella parte bassa della pagina, intanto Renzi ritorna a farsi sentire, pronto ora al dialogo, e l'opposizione ora c'è. Questo è il dato principale che emerge da queste primarie. Ed ancora vediamo che Milano fa il bis. Nella parte bassa della pagina andiamo a vedere un problema sempre più emergente, sempre più evidente, che è quello della crisi e delle liste d'attesa. 4 milioni di italiani non si curano più, non perché non vogliano curarsi, questo assolutamente no, ma perché sembra davvero assai complicato riuscire ad avere un appuntamento, e soprattutto le liste d'attesa rappresentano quanto di più
pericoloso, difficile e snervante possa esserci per le persone, soprattutto per quelle che lavorano. Insomma, aggiungiamo alla malattia, ai problemi che ciascuno di noi ha nel quotidiano, anche queste liste d'attesa che potrebbero essere davvero evitate con una facilità denominata appunto e semplicemente tecnologia, perché è questo quello che dovrebbe fare la nostra tecnologia. Ancora andiamo a vedere il mattino che cosa ci rappresenta stamattina e vediamo nella parte alta della pagina, vediamo nelle notizie civette, a caso prostituzione, i ritorni di fiamma della legge Merlin e la favola finta di Pretty Woman. Anche di questi giorni è proprio l'intenzione del ministro Salvini, vice premier Salvini, di riaprire le case chiuse. Questo ha dato una sferzata ancora una volta alla politica, ma soprattutto alla polemica, visto che in tanti non vogliono la riapertura delle case chiuse, però ovviamente per le strade delle nostre città continuiamo a vedere un degrado che si fa sempre più spazio, rappresentato da casi di prostituzione. Ancora vediamo l'astronave di Musk, missione Crew Dragon, la corsa allo spazio del filantropo visionario. Ed infine l'intervista a Venditti in tour per i miei 70 anni, aspetto abitabile, dove? Sul palco di Napoli. Insomma, questo è quello che ci aspetta, qualcosa di innovativo ma nello stesso tempo di passato, perché Antonello Venditti rappresenta proprio questo. Ma ancora continuiamo a vedere la prima pagina del mattino e passiamo alle notizie forti, come l'articolo che apre proprio questa pagina: PD, la vittoria di Zingaretti, ora cambio il partito, dice, primarie folla ai seggi, 1,8 milioni, Renzi adesso basta col fuoco amico, e Campania, racconta il mattino, vince l'uomo di De Luca. Ancora vediamo l'analisi, un doppio segnale ai democratici e anche ai 5 Stelle. E il commento, il buonismo di Macron all'ora di cena che viene raccontato in televisione. Infatti a noi in politica piacciono di più i sanguigni rispetto ai tipi melliflui, forse perché dai primi sai che cosa aspettarti. E anche Macron, che ci definiva lebbrosi, alla fine pur nella riprovazione risultava più autentico del Macron sdolcinato che abbiamo visto ieri sera proprio ospite da Fabio Fazio, una grande operazione simpatia a cominciare da alcune domande intime dell'intervistatore e a loro essere scaduti faccia a faccia senza la mediazione ufficiale della scrivania presidenziale. Insomma, questo ha raccontato il mattino in questa giornata, questo ha raccontato nella serata di ieri Fabio Fazio. E ancora andiamo a vedere il KO a San Paolo, quindi cambiamo proprio argomento, ci spostiamo nella parte sportiva. Ieri la tanto attesa partita Napoli-Juve che alla fine è terminata con 1-2, Insigne fallisce un rigore, la Juve adesso vola a più 16, Meretta espulsione decisiva e bufera e Ancelotti attacca, dice che ingiustizia l'ennesima. E il punto, una sconfitta che fa male, ma ovviamente è stato un grande Napoli. Infatti nel momento in cui l'arbitro Rocchi ha tirato fuori il secondo cartellino rosso e ha espulso Pjanic è cominciata la partita del Napoli. E ancora vediamo il controcampo, quando la fortuna gira sempre dalla stessa parte, e questo racconta appunto il mattino, che è una situazione che si verifica sempre più spesso e rappresenta il male di questo gioco che è il calcio. Ancora andiamo a vedere le altre notizie in primo piano sul mattino, vediamo il focus soldati ISIS, se l'incertezza dell'Europa è pericolosa. E infatti vediamo Murad Sadoui, il miliziano dell'ISIS algerino arrestato ad Acerra, e il primo foreign fighter di ritorno catturato in Italia dopo la dissociazione dello Stato Islamico, ma non sarebbe però l'unico aderente al califfato. Insomma, ancora tanti aderenti a questo Stato, questo sedicente Stato Islamico, che rappresentano un pericolo grave per la nostra stessa esistenza. Ed infine sul tema dell'istruzione, vediamo nella parte bassa della pagina, università, corsa alle private a colpi di test. E a quanto pare infatti il futuro oggi è rappresentato sempre più dalle università private che anticipano i test d'ingresso, le più ambite perfino con più sessioni, da febbraio a luglio. Già da 5 anni Bocconi e Politecnico di Milano hanno iniziato a proporre a marzo le prove dei test d'ingresso seguiti a ruota da tutte le altre università non statali. Alcuni atenei consentono di sostenere il test anticipato online per gli studenti del quarto anno. Insomma, questa è anche la nostra Italia, la nostra realtà, che è rappresentata proprio da queste università, importanti università
private che ogni giorno acclamano proprio tanti studenti che se ne hanno da fare, studiano tantissimo per poter avere quel pezzo di carta che da un lato rappresenta un benessere e soprattutto un avanzamento, ma dall'altro lato rappresenta uno stress notevole e forse una non vita per tanti studenti che si trovano ad affrontare gli esami da ragazzi, però sempre e comunque non più come esseri umani, ma quasi come dei numeri. E ancora andiamo a vedere la stampa, che cosa ci racconta questa mattina. Ovviamente l'apertura è sulle primarie boom che rilanciano il PD, l'opposizione ritrovata nei gazebi e Renzi, Nicola unirà estremisti e moderati, non farò scissioni, dice Salvini. Rispetto i Dem, ma hanno già fallito, ora governiamo noi. E ancora vediamo 1-2 micidiale, la Juve passa a Napoli e vede lo scudetto nella parte centrale della pagina e Toro Show 3 gol al Chievo per l'Europa. E infine nella parte bassa della pagina ancora una volta una brutta inchiesta ai bambini italiani più poveri e disagiati. Pensate un po' che per 2 famiglie su 3 la sfiducia è addirittura diventata cronica. E ancora continuiamo a vedere le notizie in primo piano, rimaniamo sul tema dello sport e vediamo proprio che cosa ci racconta il Corriere dello Sport. Il giorno di Davide, emozione e lacrime. E infatti a un anno dalla morte di Astori, commoventi ricordi a Bergamo dove l'Atalanta batte la Viola per 3-1 dopo il gol di Muriel e il pianto di Ilicic. E ancora vediamo nella parte centrale della pagina, Filotto titola, Juve ha più 16 sul Napoli, 8° scudetto in tasca, ormai siamo arrivati a questo. Infatti ai bianconeri la battaglia del San Paolo, segnano Pjanic, Emre Can e Caleon, 1-2 Allegri, il titolo non è matematico e Ancelotti, espulsione di Meret da discutere perché non è stata rivista al VAR, questa è la domanda che si pone proprio questo quotidiano oggi, rosso anche Mire, Insigne, rigore sul palo. E infine vediamo nella parte bassa, a Roma il conto è pronto, vertice notturno dopo il KO nel derby, in Champions con il Porto si decide il futuro di Difra e per quanto riguarda Icardi, muro contro muro, il gelo con l'Inter resta, Mauro continua la fisioterapia, salterà anche la trasferta in Germania. E ancora continuiamo a vedere sempre lo sport, vediamo tutto sport che cosa ci racconta oggi ed eccoci qua, vediamo nella parte alta della pagina, Ilicic e il Papu esaltano la dea dominata alla Fiorentina, a segno anche Gosens. E ancora sci, Dominica in testa alla Coppa di specialità e sempre Paris anche in Super G. E nella parte centrale della pagina, ecco, vediamo le due squadre a confronto, Juve a Napoli esce l'8, Pjanic poi espulso ed Emre Can firmano il 2-1 che porta i bianconeri a un passo dall'8° scudetto di fila, polemiche per il rosso a Meret, Koulibaly graziato, Insigne intanto fallisce un rigore. E poi per quanto riguarda il signore e signori che toro, eccolo qua lo show dei tifosi e delle tifose, i Granata soffrono nel primo tempo, poi tra volgono il Chievo con uno strepitoso Belotti, Rico e Zaza, Sirigu e la difesa da record, intanto appare così l'Europa sempre più vicina. E ancora continuiamo a vedere quelle che sono le notizie in primo piano, però lo facciamo subito dopo un po' di pubblicità, non andate via. When I finally got sober, I'm 10 years old, motherfucker, there was something to do. I'm living out in L.A. I drive a sports car just to prove that I'm a real big baller, cause I made $1 million and I spent it on girls and shit. You don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never knowing who to trust like this. Stuck up on the stairs, yeah, I know I sell your songs, I sell your songs. My name's a reminder of a pop song people forgot. And I can't keep a girl, no. Cause as soon as the sun comes up, I cut them all loose and work's my excuse. But the truth is I can't open up. You don't wanna be high like me, never really know.
All'incrocio tra Caserta e il futuro è nato Tecnocampus, un centro direzionale moderno, frutto di un ambizioso progetto di riqualificazione industriale che ha messo la qualità del lavoro al primo posto. Tecnocampus, il nuovo centro direzionale di Caserta, è collegato direttamente all'A30 Caserta Salerno e dista pochi minuti dal centro di Caserta. Tecnocampus SRL, Viale Lincoln, zona industriale, ex Saint-Gobain Caserta. Tecnocampus, la soluzione al centro. Ed eccoci di nuovo in studio, pronti per affrontare le tematiche che riguardano tutti noi più da vicino, quindi la Regione Campania, partendo da Napoli e poi via via tutte le province di questa grande regione. E partiamo dal Mattino, che annuncia anche qui in apertura proprio le primarie del PD, annunziata segretario in Campania, vince l'uomo di De Luca, così titola infatti questo quotidiano, e andiamo a vedere proprio questa notizia e vediamo negli aggiornamenti che cosa succede. Infatti vediamo, eccoci qua, il risultato. Il risultato dei 100.000 votanti di 5 anni fa non si riuscirà sicuramente ad eguagliare, ma il PD campano stanotte tira un sospiro di sollievo, perché di questi tempi, con un partito ancora tramortito dalle polemiche con circa 90.000 votanti, quasi 50.000 solo a Napoli e provincia, queste primarie sono una boccata d'ossigeno, un segnale visto sin da prima mattina con le code nei seggi e i dirigenti Democrat costretti a fotocopiare, pensate un po', le schede elettorali. E ancora torniamo sulla prima pagina del Mattino, andiamo a vedere le altre notizie. Eccoli qua, insulti social a Salvini, sparati, presidente della provincia sotto tiro. Andiamo a vedere anche questa notizia, questi sono i fatti sempre più inquietanti che ci toccano proprio da vicino come cittadini, non solo della nostra Campania ma anche di tutta l'Italia. Infatti sotto post su Facebook di Matteo Salvini compare il commento del profilo di Michele Strianesi, presidente della provincia di Salerno e sindaco di San Valentino Torio. Ma sparati, poche parole che hanno infiammato gli animi da più parti. La Lega Sarno intanto bacchetta, è un linguaggio imbarazzante per una istituzione, faccia subito le sue scuse. Il presidente si difende, dice: non l'ho scritto io l'account, lo utilizza anche il mio staff, non c'entra l'istituzione. Una vicenda insomma che si è scatenata in poche ore sulle piattaforme social. Il commento è stato postato ieri sotto un video dello scorso 28 gennaio in cui il ministro dell'interno Salvini, in visita a Sulmona, parla di immigrazione, sbarchi e porti chiusi, lanciando sto e gli esponenti del PD, e dice: questa è l'Italia vera, scrive il ministro, tra l'altro racconta appunto così, altro che la staffetta del PD sulla nave ONG per i diritti dei clandestini. Insomma, sempre più situazioni complicate che vengono rappresentate proprio dalle stesse istituzioni. E ancora continuiamo a vedere le altre notizie, ancora una volta una brutta notizia di cronaca che riguarda proprio Napoli, consigliere regionale aggredito dai parcheggiatori abusivi a Santa Lucia. Infatti vediamo proprio questo, che mentre Napoli festeggia il carnevale, l'attività criminale dei parcheggiatori abusivi non cessa. E infatti nella mattinata di ieri in via Santa Lucia due di loro, noti pregiudicati, non hanno gradito un video con il cellulare, mi hanno inseguito, minacciato, insultato e mi hanno perfino sputato addosso dopo aver cercato di investirmi con lo scooter. Sono stato così costretto a rifugiarmi in un bar in attesa dell'arrivo della polizia, che ho allertato, altrimenti, dice, non so come sarebbe finita. Quanto denuncia il consigliere regionale De Verdi, Francesco Emilio Borrelli, sempre in primo piano su queste cose e di conseguenza aggredito proprio dai parcheggiatori. E ancora vediamo le altre notizie in primo piano, ci spostiamo sul Napoli Today, vediamo: il cuore non basta, Juventus Corsara al San Paolo, bianconeri a più 16, dubbi sull'espulsione di Meret per fallo su Cristiano Ronaldo, in dubbi proprio per questo giocatore nel primo tempo, e Insigne ancora, vediamo, spreca un rigore nel finale del match. E ancora continuiamo a vedere quali sono le notizie in primo grado, in primo piano proprio su queste testate, e ci spostiamo adesso sulla Repubblica e andiamo a vedere quali sono le notizie che hanno colto in
con sorpresa, ma soprattutto benevolmente, proprio i cittadini napoletani. Infatti vediamo Domenica Gratis nei musei e Fila per la Cultura. È sempre più richiesta proprio la cultura, che sembra essere sempre il primo motore per quanto riguarda uno sviluppo fatto proprio con saggezza. E ancora una volta sono Pompei, la Reggia di Caserta, a farla da padrona per numero di visitatori nella domenica d'ingresso gratuito, la prima della nuova iniziativa Io vado al museo del MIBAC, che adesso fino a domenica 10 lancia la settimana del museo, 6 giorni d'ingresso libero a siti e monumenti statali lunghe fino a Napoli e in Campania per questa prima domenica di marzo. E insomma la cultura continua ancora a spadroneggiare e soprattutto a far fare la fila, e questa è una cosa che ci piace tantissimo. E ancora andiamo a vedere le altre notizie in primo piano, vediamo che cosa è accaduto dopo un arresto eccellente avvenuto nei giorni scorsi, stiamo parlando di Lauro. Dopo l'arresto si punta alla rete dei fiancheggiatori, andiamo a vedere proprio questa notizia, eccoci qua negli uffici della Questura del Comando Provinciale dei Carabinieri di Napoli. Dopo l'arresto di Marco Di Lauro, il rampollo del clan che per anni ha controllato l'affare del traffico della droga nell'area a nord del capoluogo, si continua a lavorare senza sosta, un business che scatenò anche una faida con decine di morti tra i fedelissimi del clan e coloro che avevano deciso di mettersi in proprio e per questo definiti i girati, o pensate un po', gli scissionisti. E ancora andiamo a vedere le altre notizie, ci spostiamo su un altro quotidiano, andiamo a vedere Avellino Today che cosa racconta in questa giornata, vediamo una notizia di cronaca, rumeno beccato a rubare costosi capi di abbigliamento, il 25enne è stato immediatamente arrestato. E vediamo infatti dove è accaduto, furto aggravato e reato di cui dovrà rispondere un 25enne di origine rumena e residente a Napoli, arrestato però dai carabinieri della stazione di Mercogliano in provincia di Avellino. Prosegue così senza sosta la lotta alla piaga rappresentata dalla criminalità predatoria condotta dal Comando Provinciale Carabinieri di Avellino e che ogni giorno vede impiegati militari dell'arma. Nel pomeriggio di ieri infatti la pattuglia della stazione di Mercogliano è intervenuta presso un locale esercizio commerciale dove gli addetti alla sicurezza avevano segnalato la presenza di un giovane che, dopo aver rimosso le placche anti-taccheggio dei vari capi vestiari, li occultava sotto i propri indumenti. Insomma, un furto rapido, immediato e per avere a portata di mano proprio tutto ciò di cui aveva bisogno. Ancora vediamo le notizie in primo piano, la cronaca con controlli dai carabinieri forestali, macelleria nel mirino, per mare costante in Irpinia infatti l'attenzione dei carabinieri per l'accertamento di reati connessi alla tutela dell'ambiente e alla salute pubblica. E vediamo infatti che accade proprio questo, i carabinieri a stazione forestale di Mirabella e Clano, all'esito di una serie di controlli effettuati ad alcune macellerie ubicate nei comuni di competenza, hanno elevato una dozzina di sanzioni amministrative per un importo complessivo di 72.000 euro nei confronti dei legali rappresentanti alcune ditte della provincia di Napoli incaricate del trasporto dei sottoprodotti di origine animale. Nel corso delle verifiche i militari hanno accertato che nei documenti di trasporto degli scarti di macellazione non era assolutamente riportata la specie animale, così come prescritto in realtà dalla normativa sanitaria. E ancora ci spostiamo a Caserta, nella sua provincia, andiamo a vedere quali sono le notizie in primo piano. Anche qui primarie, Zingaretti e Valanga su Martina e Giachetti, Oliviero, Sgambato ed Esposito volano a Sessa, Marcianise, Santa Maria Capovetere e San Nicola, Graziano conquista Aversa. E ancora vediamo una brutta notizia di cronaca, ancora una volta incidenti stradali, muore a 17 anni l'impatto mortale contro una Toyota Yaris. Alla guida vi era un 27enne e il ragazzo è morto sul colpo. Ancora vediamo nella parte centrale della pagina un'ennesima indagine dei carabinieri di Caserta, furti nelle auto, il codice di Ocinese, hai trovato 2 cioccolate per me, ecco come parlava al telefono il ricettatore del gruppo che ha colpito 15 volte a Caserta. E vediamo proprio di che cosa si tratta, andiamo proprio ad esaminare questa notizia e vediamo proprio, eccoci qua, hai trovato 2 cioccolate per me, utilizzava un linguaggio in codice Luigi Sequino per parlare con Vincenzo Maurizio Cagliari, figlio del leader del gruppo criminale finito in manette nei giorni scorsi a Caserta per una serie di furti nelle auto. L'indagine della Procura di Santa Maria Capovetere ha evidenziato in così l'esistenza di un gruppo criminale specializzato anche grazie all'uso di jammer nei furti ai danni proprio delle mamme che accompagnavano i figli a scuola. Queste infatti lasciavano l'auto in difesa per accompagnare i bambini e divenivano così facile preda per il gruppo. Ancora
Allora continuiamo a vedere le notizie in primo piano, ci spostiamo ancora una volta sulla prima pagina di Caserta News e vediamo quali sono i fatti in primo piano. E vediamo che ancora si parla di cronaca, addio ad Alberto Marino, pezzo di storia della sinistra, è stato il primo presidente del Consiglio Comunale dopo la riforma e stiamo parlando di un fatto avvenuto a Marcianise. Gli appalti dei casalesi, sempre per la cronaca, condannati i due alleati di Nicola Schiavone, la Cassazione concede solo un piccolo sconto a Daniello. Ed infine da Grazzanise, pensate un po', Beve Candeggina, un bambino di un anno ricoverato in ospedale, un incidente domestico a Grazzanise, il piccolo trasportato immediatamente a Santo Bono di Napoli. E ancora continuiamo a vedere le notizie in primo piano, ci soffermiamo adesso sullo sport e andiamo a vedere proprio una squadra tutta casertana che ieri per l'ennesima volta ha giocato al Palavignola e questa volta si parla ancora di una sconfitta, la terza consecutiva per la Volalto 2.0 Caserta. La società adesso annuncia che prenderà misure drastiche senza se e senza ma, infatti terzo KO di fila per la Golden Tulip Volalto 2.0, al Palavignola passa per 3-1 la Conad Olimpia Teodoro Ravenna, che così facendo aggancia in classifica proprio le rosanera. Ruolino di marcia da bollino rosso per Cella e compagni in questa pool promozione, 2 punti in 4 gare e la società adesso non ci sta più e annuncia davvero che prenderà drastiche decisioni. Tutto si vedrà nell'immediato e noi staremo sempre con gli occhi puntati su questa vicenda per vedere che risultati si raggiungeranno e soprattutto quali saranno i provvedimenti che la società prenderà nei confronti di questa squadra. E per quanto riguarda la rassegna stampa, anche per oggi termina qui. A voi tutti un grazie per essere stati con noi. Vi ricordo che come sempre la rassegna stampa è offerta da Tecnocampus. Vi auguro una buona giornata e soprattutto vi invito a continuare a seguire gli aggiornamenti e i programmi di Teleprima. Questo programma è stato offerto da Tecnocampus.